Io ho appena sentito la protezione civile regionale, in realtà già da qualche minuto hanno inviato intanto il primo elicottero, siamo in attesa, ma ovviamente ho fatto richiesta insieme ai vigili del fuoco di tutti i mezzi a disposizione perché la situazione al momento non è sotto controllo e quindi va assolutamente riportata in una condizione di controllo di un incendio che è molto difficile. Sì, insomma, siamo nella fase più critica di questo incendio che si è sviluppato circa un'ora e mezza fa nella zona di Carapollo, un incendio che al momento si fa fatica a tenere sotto controllo perché è vasto ed è soprattutto diffuso, quindi in più punti, quindi abbiamo più incendi sulla stessa zona. Abbiamo contattato ovviamente tutti i gruppi, tutte le forze di protezione civile, ci sta raggiungendo anche il direttore Casinghini, i mezzi aerei sono in arrivo per contenere ovviamente un incendio che mi ha portato anche a disporre ed ordinare l'evacuazione di 4 abitazioni nella parte alta prudenzialmente, ovviamente nell'attesa che arrivino i mezzi aerei. Quindi tutte le forze sono in campo, con i vigili del fuoco che ringrazio come sempre, le forze di protezione civile, le forze dell'ordine, di polizia locale, attendiamo i mezzi aerei per contenere e arginare ovviamente un incendio che come vedete a ridosso anche del centro della Terra Ambiente e del canile che è stato prontamente evacuato.